Sì, eccomi in live. Benvenuti a tutti in questa live. Ora siamo qui su Transport Fever 2. Vediamo un po' che fare. Intanto siamo qui sul gioco. Direi che possiamo passare alla scena numero 2. Vediamo se funziona. Sì, funziona. Allora, cosa ho fatto la scorsa volta? A parte che la città è tipo diventata più grande del dovuto e mi lagga addirittura in questa zona, mi lagga tantissimo il gioco. Infatti dovrei zoomare se non mi lagga troppo. Sì, il lag è proprio incredibilmente forte in questa zona. Abbiamo attese enormi. Gli autobus non bastano, quindi direi che questo autobus qua toccava una capienza di solo 100 persone. Innanzitutto lo cambiamo con un autobus che sicuramente lo ha. Lo sostituiamo con un autobus molto più spazioso, magari con uno snodato. Com'è questo porta meno persone di questo qua? Questo mettiamo, e ne prendiamo tre in più. Così diminuiscono i tempi d'attesa. Ciao, Ophelia! Perfetto. La scorsa volta avevamo fatto la zona aeroportuale. Ho aggiunto qualche linea di autobus nuova e i treni. Ho fatto qualche linea nuova perché sono andato un po' avanti. Ora vi faccio vedere, dovrei aver fatto di nuovo. Allora, questa qui già la conoscete molto probabilmente, quella che ho fatto qui. Che va da qua, dall'aeroporto fino a questa città qui. Madonna, che lag potentissimo. Non so perché sta ti laggando così tanto sto gioco. E poi ho fatto sto paesino qui, il collegamento con l'autobus fino a quella città lì. Treni Trenitalia. Poi qui ho il collegamento con le barche qui. E poi ho fatto qua una linea di autobus che poi è collegata alla stazione qui. Questa stazione di treni che poi parte di qua, una linea in collegamento da qui a questa città qui che è abbastanza breve, veloce, infatti solo un treno c'è. Era servita tra questo treno qua che va nel tunnel, che se faccio vedere, questo qui, il Trenitalia, con il pianale ribassato. E poi c'è questo qui che invece fa il giro più lungo, fa di qua, poi va qui, fa il giro un po' più largo, e poi va qui. E poi ora qui in città, perché qui c'è già l'Intercity che fa da qui a qui su. E poi devo mettere i treni in questo collegamento qua. Da qua, qua e qua. E devo ancora metterci i treni.
Perfetto. Qua infatti non abbiamo ancora il collegamento. Se non sbaglio, non abbiamo ancora nessun treno. Esatto. Farzoia, non ce l'abbiamo ancora, quindi. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di bello qui. Noietteci. Piccoli, troppo piccoli questi treni. Questi pure sono piccoli. Nessuno fa qualcosa del genere, però non mi piacciono le carrozze che ci sono. Cioè, sono già messe quelle italiane. Potrei fare qualcosa di tedesco ora, magari, ricambiare un po'. Potrei mettere un po' queste qua ora. Sì. E una locomotiva ci mettiamo qualcosa di non italiano, magari, sempre. Come le viste qua. Anche se sinceramente potevo mettermi le carrozze quelle. Quelle rosse invece che quelle verdi, cioè. Anche se Romero è un po' rincoglionito. Qua 151 metri. Sì, 151 metri possono anche andare bene. 2. Tanto questa è lunga 160 metri. Scatto che ha fatto. Perfetto. Dobbiamo fare una linea ad alta velocità ora. Che colleghi una città all'altra in modo molto distante. Tipo da qua. Anzi, no, facciamo una cosa. Facciamo la linea che fa tutto il bordo della mappa. È una linea ferroviaria che faccio sempre in ogni mappa io.
Facciamo partire dal circolo, circolare, tutte le tutta città che sono ai lati, cioè ai bordi, diciamo così, quindi anche qui passeranno. Se la farò proprio entrare qua e la farò proprio uscire da qua. Vedo questi binari qui, quali sono occupati, tutti questi qui li lascerò. E saranno 400 km orari, meglio 300, va. Allora, ipotizziamo che arriverà da qua la ferrovia. Proprio bordo bordo, quindi ipotizziamo che arriverà tipo da qui. Quindi già tracciamo il binario che arrivi qui giù. Ok, siamo perfetti. Io devo tracciare il binario, invece devo fare il giro per partire. Nel senso, perfetto, passeremo qui sotto perché sopra è impossibile perché c'è, cioè, tutto occupato. Oi, 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 non ce la farò mai ad arrivare. Dovrò sperare di riuscirci. Sì, ce l'ho fatta. Che culo. Oddio, non mi fa passare. Ma. Fatti provare una cosa, eh. Un attimo, manco se iniziavamo prima, vediamo un po'. Molto prima di iniziare, allora qui mi sa che il terreno è in discesa. Esatto. Un po' complicato qua. Ah, ok, funziona adesso. Ok, prossima città. Sì, quelli lì. Direi che possiamo fare lì la stazione. Saranno troppo vicine. Facciamo qua tipo la stazione, quella per là. Esatto, cioè, facciamola qua. Passeggeri. Dato che non c'è nessuno lì che sa quanto bella. Ecco.
Facciamo questa qua. E basta. Due binari. 320 metri. Ok, qui così. Ok, perfetto, e ora scendiamo sotto il mare qua. Perché dobbiamo iniziare a fare la curva qui per arrivare in modo molto molto veloce. Oh cazzo. E niente. E vabbè. Fatto un danno, fatto. Perfetto. Non c'è modo per farlo, vero? No, eh. Sa che dovrò modificare il fiume a sto punto. Che cazzo c'ha qua? Ma... Ok, sistemato. Devo far scendere i binari prima del fiume. Ok, ora andiamo a sistemare questo terreno qui. Magari facendo un po' così. Magari questo pezzo di fiume non è mai esistito, possiamo fare così. Sembra così artificialmente dritto sta parte. Ok.
Che finto, proprio terreno finto proprio. Quindi da qui sarà tutto sotterraneo. Ok, quindi da qua la parte destra di questo coso. Tutto il tempo 300, vero qua? 300, 300, 300. Ottimo. Perfetto. Fino a qui e qui sarà un suicidio, dovevo passare sopra a sto punto. Proviamo a scendere, vediamo se ce la facciamo. Esatto, non ce l'ha fatto. Fino a qui rimaniamo sul dritto e prendiamo il ponte, facciamo un bel ponte, lungo, lungo, lungo. Fino di qua. Come punto usiamo questo, direi. Vediamo un po' come viene. No, è esageratamente brutto. Ok. Ho dei punti enormi, però. Però vabbè. Qua così. Qui faremo in modo che arrivino qui dentro i treni, ovvero nella stazione, ma non è grande. Quanto è grande questa? 240 metri, dov'è sta nuova linea? Marca passeggeri. Grazie.
Io non posso parlare che come sono. Sì, ci possono anche starle. Ok. Devo occuparmi già subito delle strade esterne. Ciao Jenny. Benvenuto in live. Jenny 752. Jenny. Perfetto. Questa stazione è piccola. Dovrei allungarla però. Diventerebbe un casino qua per far entrarci. Dovrei allungarla in qua. Quindi, stop. GTA ho giocato stamattina, Gianni. Oh, giusto per riferimento mi metto una stazione di questo tipo qui, di fianco, così capisco quanto devo lunga far, devo fare lunga. Ok, configurare glaze. Eh sì, ciaone. Ok, qui, perfetto, qua. Ecco qua, 320 metri circa ci siamo, sì, perfetto. Platformen, poi qua, ci metto sotto passaggio, poi, ah vabbè. Ci metto sotto passaggio e siamo a posto. Quante cose che ci sono qui. No, non mi piace. Va bene. Io ora devo fare la platform di là. Perfetto. Posso allineare questa. Io ora posso collegare questi binari qui. Qui sono anche un po' scemo perché potevo anche non fare nulla, però vabbè. Ok, perfetto. Le linee ci sono? Le linee ci stanno, tutte regolari, ottimo. Vado a mettere binario. Qua. Devo piazzarlo giù, guarda, andare giù. Sempre a 300 devo stare, perché deve essere sempre massima velocità. Qua
E poi mi si collega qui, che vado sotto. Ok. E poi qua. Qua. Qua c'è sta linea qui che ci fa concorrenza. Ok, perfetto, sto cercando di mantenere sempre i 300 fissi. Tanto qua ho visto che si avvicina sempre di più. Però andiamo. Prendiamo questo, lo attacchiamo qua, li portiamo a pari. E poi ora ci colleghiamo qua giù perché sennò poi roba impazzisce. Vediamo un po' com'è. Quanta velocità mi dà? 300. 300, riesco ad avere 300 foot al tempo, dai. Mi sembra perfetta sta cosa, dai. Perfettissima proprio. Qui ci pigliamo l'unione, ma segnali, si stronzia però. Oh madonna, ho preso il microfono per sbaglio. Ora sta sempre 300, mi sembra un sogno, mi sembra qua. Perfetto. Ecco qua. Perfetto, eh.
Poi questo qui prosegue qui, arriva fino a qui. In questa zona qui troviamo un'altra stazione. Facciamo sempre da 4 binarie che... Abbiamo l'autosalvataggio, quindi adesso carica, carica l'autosalvataggio. E poi mi fa la stazione. Eccola qua. Bene. Da qua ci proseguo dritti. Che ora dobbiamo scendere sotto il... scendere assolutamente sotto il fiume qui. E che cazzo, però ce ne va bene neanche una, eh. Ciao Totò, cucù. Un cazzo, non riesco, Troppo dislivello ci sta qua. Vediamo un po' come viene da qua. Lo porto direttamente qua. Mi fa mettere un ponte. Che minchia! Una cosa che io odio più di tutte è avere questi ponti giganteschi. Ma mi sa che è l'unico modo per averlo. Sì, serve per solo 5 persone, ho visto, ho visto. È per questo che sono qui. Una cosa che io odio è fare sti ponti tipo così giganteschi. Però mi sa che è l'unico modo. Quindi... Proviamo. Ottimo, Totò, più ho pure tutto il gioco, perfetto, poi bel tunnel fino a qui. Perfetto, minchia, guarda un po' che odio essere queste cose giganti sopra la mappa che rovinano proprio la mappa. E ora facciamo una qui di stazione. Ah, devo andare qua. Sistemare queste strade. Dobbiamo andare avanti il tempo, sennò l'economia mi muore. Intanto sono in negativissimo di qualche milione. Anche se lo che sta alla vista d'occhio, cioè. Se guardiamo l'economia, cioè, è sempre positiva, eh. Sono
So che sto spendendo soldi, per tantissimi soldi, per fare. Per fare questa costruzione che ci impiega molto denaro. Allora, qui devo andare fino qua giù. Io parto da qua, direi che è più facile magari. Quindi va benissimo, il tunnel riusciamo a farlo senza problemi sotto il fiume. E ora bisogna andare un po' qui. Qui mi fa un tunnel, perfetto. In cui sbucare fuori qui. Potrei anche farlo, un tunnel così. Arriviamo qui. Poi qui abbiamo tutto questo spazio qui passare sotto. Qui direi che inizio poi a salire, esatto qua. Mamma mia, ce la farò a salire. Collisione con questa qua. Stare nel tunnel fino a proprio qui. Urca burca. Via. Ora ricostruisco. Perfetto. Ottimo. Perfetto, dato che questo qui è tolta, devo ricostruirla, ed era quella che ci va a trasformare questa qua, esatto. Attimo qua. Facciamo una cosa un po' così, facciamo salire fino a qua. Così, ecco qua. Un po' strano, però vabbè. È bello. Qui, prossima tappa è qui. Quindi magari iniziamo a curvare qua, in modo che vediamo qui c'è una stazione, che ce n'è un'altra, poi c'è. Minchia. Qui faremo una sostazione, che la faremo qua. Ciao Gene, ci vediamo, grazie per essere passato.
Quindi direi che siamo in superficie, manteniamo la superficie. Manteniamo e stiamo in superficie, direi qua. Almeno vediamo qui un po' come ci dà questo percorso, se lo mettessimo dritto qui. Ma no, perfetto direi. Sempre 300 km/h sono, perfetto. Giudicato. Tanto qua sotto sta montagna per forza dovevamo scendere. Salvataggio. Perfetto. Poi arriviamo qua. Ottimo. E poi dopo lo mettiamo qua giù pure una stazione. Però questa facciamo un po' più distante, siamo proprio qua giù. Anche se sarà la stazione della città, sarà un po' più distante dalle altre, perché la città confronta le altre, perché qua è un po' complicato fare una stazione. Ok. Sì, i passaggi a livello devono sparire con l'alta velocità. Ok, perfetto. Ok, perfetto, qui questo collegamento è stato fatto. Andiamo avanti fino a qua. Qui proprio un collegamento a parte, qua giù. Poi qua ci mettiamo un'altra stazione per quella lì. Poi ci mettiamo un'altra stazione qui. Quella lì. Poi ne mettiamo un'altra. Poi perfetto, e qui basta. Poi qui c'è una tirata. Una tirata fino a qua giù. Ecco proprio qui davanti la stazione, vediamo un po' cosa ci viene se facciamo così. Secondo me è una cosa orribile, esatto, con tutti questi ponti qui, mamma mia. Guarda qua, no, no, no. Che roba brutta. Io ora però vado avanti un po' da qui, vado.
Qua è tutto un ponte, guarda qui, qui è tutto un ponte. Ma? Che alto che è qui? Ma che cazzo? Wow. Sì, arriviamo fino a qua. Arriviamo fino a qua giù. Nella giuca. Nella separata. Ho sempre controllato, è l'unica volta che non l'ho controllato, se l'aveva separato. E l'ha separato. Incredibile. Sì, intanto stanno facendo pezzi di ponte giusto. Dio mio, qua è giusto. E pure qui è giusto. Ok. Perfetto, ora è giusto. Qua finisco direttamente dentro il tunnel, ottimo direi. Poi da qui fino a qui su. Come ce lo creo? Tunnel, tunnel, tunnel. Vabbè, ovvio questo perché qui c'è tutta montagna. Perfetto. Perfetto. Invece da qui a qui sarà un po' più complicato perché qui c'è sporgenza alta così. Proviamo a vedere cosa ci propone il gioco, c'è una cosina automatico fino a qui. Cambiando 20 punti. No. Ma intanto qua deve frenare, quindi. Benissimo, qua è un altro collegamento. E poi arriviamo qua. Che
Che ha fatto? Vabbè, qua alla... Perfetto. E ora, quando finisce l'autosalvataggio, posso mettere l'altro binario. Perfetto. Perfetto. Ok. Perfetto, abbiamo fatto questo collegamento qua. Ora, ragazzi, abbiamo finito il collegamento tutta la mappa in modo circolare. Mamma mia, che stanchezza. Ora iniziamo a mettere i segnali. Mettiamo l'incrocio. Perfetto. Mettiamo i segnali adesso. Mancano i semafori ancora. Perfetto. Qua. Qua. Me la metto pure qui. All'uscita. Qua su.
Ok. Entrata e uscita. Entrata uscita. Qui. Entrata e uscita. 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 Qua all'entrata e all'uscita. Qua pure. Perfetto. Perfetto. Mamma mia, quanti segnali sto mettendo. Perfetto. Ok. Essendo una circolare ci sarà un giro così e basta. E l'altro binario sarà solo per i servizi. Perfetto, allora linea, nuova linea, stacca. Qui sotto, poi va qui. Ok, poi arrivo qui. Vado avanti e arrivo qui. Vado avanti e arrivo qui. 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 E qui, ultimi. Da là a là è diventato binario di qua, vabbè. Non è di come sia successo, ma il fatto che sia qui abbia cambiato. No. Oh, io. Cacchio di problema c'è adesso qui, madonna mia.
il 3, lo mettiamo sul 4 e funziona. Poi da qui a qui sul 4 ti mettiamo anche al quarto e funziona. Qui al 5 lo mettiamo anche sul 4. Poi c'è il 6 sul quarto. Oh, il problema è qui. Quindi controlliamo bene. Place. Ai ai ai, guardate qua. Separato. Porca locca. È tutto separato qui. Oh mio Dio. Ci devono essere sempre questi problemi, io mi chiedo. Con che cosa fa la collisione qui? Con il segnale? Ok, poi qui. Quindi al 6. Al 4. Al 7. Alla funzione. Alla 8. Dio mio, alla 8. Andiamo sulla 4. 9, 4. Il 9 e il 2 ho messo e funziona. Andare al 10, il 2. 11, 2. Ok.
Qua è sempre 4 alla 5. Qua, sempre qui. Proviamo a c'è l'altro binario. Cazzo, però c'è l'altro binario. Dove c'ha problemi questo binario? Dove? Qua? Non c'è niente. Qui funziona tutto bene, qui pure. Perché si bugga sempre sto stronzo? Il problema è qui. Che problema c'è? Quale problema c'è qui dentro? Dal 5 al 6 non funziona. E si ribugga qua. Sempre un problema, c'è cioè, tra 5 e 6 qua. E se ne proprio qua, c'è, qua, qua. Cosa vorrei sapere, però c'è. Quindi c'è. Magari non c'è il binario che parte come la stessa volta. Eccolo qua, vedi? Lo stronzo di errore qua. Guarda che lì non c'è binario. Vedete che funziona. Oh là. Ora funziona.
Fatto. Devo aver demolito 400 volte la stessa tratta, ce l'ho fatta a capire qual è questo errore. Perfetto. Funziona tutto bene qui. Circolare, circola. Ottimo. Abbiamo fatto il giro completo di tutta l'isola con questi binari qua. E ora possiamo tirare fuori il treno da qualche parte, da qua magari. Là. Direi sempre ridurci a un binario morto, va che è meglio. Allora, che treni compriamo? Dripwagen, Electrish. No, ci compriamo tutti i treni ad alta velocità. Quindi andiamo su in cima. Facciamo giù in piano. Oh, questo per Cerosa 1000. Quello normale. Opening setback, che significa? Allora, questo prendiamo in generale. Poi. Questo, poi. Turn years. Questo poi un Renfe qua. Ma 300 sì. Poi abbiamo il TGV qua. Questo per forza il... Vabbè, l'Eurostar qua. Questo qua forse è un po' troppo lungo, questo 320 metri. Le stazioni sono da 320 metri. Oddio, aspetta un attimo, questa è da 320. Ho paura di no. Sì, è a 320 metri. Mamma mia, mi si è preso un colpo, mi si è preso.
1, 2, 3, 7 treni abbiamo. Questo sicuramente. Aspetta, 128 mi sembra un po' troppo. 8 metri in più. Sì, chi se ne frega. E l'Italo, basta. Quanto va? 280, no, troppo lento. 250, 300. Italo NGV. AGV Italo. NGV, AGV Italo. Giruno troppo lento. Italo va bene. Questo sarebbe bello anche a te, così. Vabbè, abbiamo troppi tipi di questi qui, Renfe, sono brutti, via via. Le due freccia rossa, poi una freccia rossa, quello normale, vecchio. Italo, tre di questi TGV. Questo TGV qui. Poi. Il vecchio TGV, quello vecchio così, ci può stare, vai. A posto. L'ultimo, finito. 9 treni, tutti sulla linea 1. Caricare tutti i treni. Sperando che non crashi. Perfetto, comprati. Ferrovia circolare AV, la chiamiamo. Abbiamo la ferrovia circolare, poi dobbiamo collegare tutte le stazioni. Quindi, che ore sono? 18:41, sì, ce la facciamo. Se non mi laggasse proprio qui sul momento qui, abbiamo fatto il collegamento via barca, perfetto, c'è già. E poi via autobus anche, o via treno. Possiamo fare anche via treno? No, qua poi come cazzo faccio a passare il treno? E così poi faccio fare la curva così, no, ma che da pazzi. Qui. Ok, qui. E che poi mettiamo qui questo e qui questo, perfetto. Facciamo una linea che parte da qua, che fa qualche fermata. Qui e qui, poi torna indietro qui. Perfetto. Perfetto, buon bus 02, quindi mettiamo degli autobus abbastanza lunghi, tipo questo qua. Pure questi qua mi piacciono verdi. Forse qualcuno in più, perfetto. E buon boost 02. Oddio, no, fermo.
Sì, perfetto, bambù 02. Ok, così posso raggiungere la ferrovia qua giù. Poi proseguiamo. Qui abbiamo il collegamento già fatto qua con gli autobus. Poi si prosegue qua giù. Questa sezione qui non aveva un collegamento via autobus, quindi lo facciamo. Perfetto, giusto una per adesso, non tram magari così. Ok, qui, qui. Perfetto. Qui siamo a Degenhausertal. Ausertal bus 01. Perfetto. Abbiamo il deposito, perfetto. Prendiamo questo qui, ce ne prendiamo 6. Ok, ottimo, abbiamo un collegamento per gli autobus qui, per la stazione, poi qui neanche collegata la stazione alla città. Ok, qua, qua. Qui, qui. Perfetto, poi vabbè, facciamo un'altra qui magari. Di linea. Se no, così fa il giro di qua sempre. Dove siamo qua noi? Gerrach. Bus 01. Nuova linea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac. Così fa il giro pure qui. Ottimo. Deposito. Grach Boost 02.
Perfetto, abbiamo qui pure un collegamento. Proseguiamo qui. Anche qua tutta scollegata. Qua penso mi limiterò a una semplice fermata così proprio. Perfetto. Magari mettendo lì una costruzione qui. Se cerchi bau. Così si è collegata qui veloce. Ah, ok, allora. Non faccio nessun collegamento con l'auto, se non c'ho voglia. Qua va bene così. Qua facciamo direi qualcosa degli auto, sì. Qua così, qua così. Vabbè, proviamo così. Tac, 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 tac. Ryzen Boost 01. Qua usiamo questo reposito qua perché non c'è voglia di. E ci mettiamo questo autobus qui. Perfetto. Poi qua giù ci facciamo. Da qua a qua, dato che qui facciamo magari un'altra stazione, la facciamo. Tipo qui facciamo una stazione ferroviaria per là. Magari facciamo quella da regionale, no? Per trasporto regionale. La facciamo qui. Perfetto. Magari qui configuriamo. E ci aggiungiamo un binario un po' più corto, magari tipo qua, qua, tipo qui giù. E poi dopo facciamo un collegamento con i binari. Così sotto possiamo passare. Perfetto, qui lo facciamo girare.
qua poi lo colleghiamo. Una linea molto tradizionale, ecco. Linea convenzionale, linea tradizionale ferroviaria, quella lenta. Perfetto. Ok. Se mi riesce pure qui a entrarci, metterci pure qui il coso, sarebbe ottimo, perfetto. E ci mettiamo un piccolo trenino, elettrici, certo. Tipo questi qui, questi trenini metropolitana qua sopra. Colleghiamo, facciamo un autosalvataggio. Perfetto. Sì, no. Treno, collegamento. Wald mich circa au. Vediamo come viene scritto, sì, perfetto. Perfetto. La linea piccolina qui c'è. Poi anche qua dobbiamo fare una linea ferroviaria che ci collega. Magari facciamo un collegamento statale un po' così. Per adesso, poi facciamo la prossima volta. Pure qui lo colleghiamo alla strada. E qua anche poi colleghiamo la strada più tardi. Veniamo a vedere qui quanto, a che punto sono l'uscita dei treni, perché speriamo che siano usciti già tutti. Mannaggia, sono già usciti tutti. Allora, vediamo un po'. Qua, ferrovia circolare AV, l'ultimo treno. Tutti già passati, dov'è l'ultimo? Qua giù è l'ultimo. Qua sotto ce ne stanno. No, qua ce n'è uno, l'Italo. Questo cos'è? Siamo su questo. Perfetto.
Ok. Ok, parte. Km all'aria aggiunge qua. Oh, ma il primo è già arrivato qui? No. Questa zona qui è già arrivato? No, ancora qui non sono arrivati, ma... Qui, ecco il primo treno. E qual è? Questo. Poi dietro c'è questo qui. Questo è giusto il nostro treno? No, è più indietro, minchia. Oh my god, porto... Stamattina ho portato GTA. Ora gioco porto questo. Guarda che cambio i giochi. Però questo treno qua è un po' troppo lento. Perché è lungo, lungo questo, è troppo lento perché questo qua è già arrivato. Mi sta già dietro qui e deve frenare poi. Lo so, vabbè, ma se piacciono, piacciono, altrimenti chi se ne frega, cioè... Sì, io gioco in live solo perché voglio condividere quello che gioco, se no potrei anche non giocare, capisci? Cioè, non mi interessa giocare per fare soldi, per essere più views. Mi interessa divertirmi e condividere il mio divertimento e i giochi in cui gioco.
Poi se la gente piace vedere quello che gioco, bene, se no altrimenti amen. Possono passare un'altra live e vedere se il gioco le piace. Questo gioco, questo treno qui lo stanno raggiungendo. Bene. Comunque, visto che il treno funziona, la ferrovia circolare funziona, la prossima volta, se non l'ho fatto già tra me e me, farò gli ultimi collegamenti dalla stazione circolare alle città, come ho fatto prima con quella lì, come ho fatto prima qua giù. Farò un collegamento del genere per tutte le stazioni. Capito che questo qui è un po' lento. Questo qua è molto veloce a riprendere la velocità. Questo qua invece non è molto veloce da fare, avere una ripresa e non una ripresa veloce. È molto lungo e molto più pesante, quindi ci mette di più a riprendere la velocità. Perfetto. Bene. Qui devo fare un collegamento porta qui, qua un collegamento porta qui e qui un collegamento porta qui. Sono le ultime cose che ci mancano da fare, anche se qui vedo che se lo sta riprendendo, quindi.
com'è brutto questo. È arrivato qui? Sì. Il mio test vero è proprio vedere se qui te li raggiungono, cioè 300 km orari in questo tratto qui. Vediamo un po' qua quanto ci mette ad arrivare. Vediamo a che velocità passa. Centoquindici, 216. Non riesce ad raggiungere la velocità di 300 km orari. Allora vediamo qui. Centocinquanta raggiunge. Vediamo quando inizia ad accelerare. Ecco qui inizia ad accelerare. Accelera l'iniziazione e poi frena qua giù. Fa ridere perché i treni regionali qui accelerano dentro la stazione perché frena, adesso che frena. Oh la Madonna, 600 persone che aspettano questa ferrovia. Pazzo. Vabbè che ci stanno 1194 persone in questo treno, in questa ferrovia in totale, però. Purtroppo non trovo risposta alla domanda. Bella botta di persone, Madonna mia. Sono uno dietro l'altro, questo è il problema. Questo treno qui li sta rallentando. Vabbè, vedremo, magari mettiamo in riposo quello che non lo teniamo. Vabbè, io signori vi saluto. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me.
La nostra linea circolare funziona più che bene, ora ma non è una cosa che c'è qua invece. Laggiù c'è. Laggiù c'è un sacco di attesa per questo treno qui. Paura. Un motivo. Ci sono, vero? Si arriva, circolano bene. Sì, stanno circolando, solo che. Devono passare in mezzo al centro di questa città qui, quindi ci mettono un sacco. Eccoli qua, vedi, ci sono bene. E poi su questo piccolo qui. Mi sa che dobbiamo aggiungere qualche trenino, e togliere sta linea qua. Mi sa che non va proprio bene sta linea che c'è qui sopra, che fa collegamento da laggiù. Comunque lo faremo nel prossimo episodio. Nella prossima volta. Quindi vi ringrazio tanto per essere qui con me. Questa stazione qui come messa. Anche qua c'è un po' di attesa, però vabbè, vedremo. Noi ci vediamo un'altra live, chi lo sa quando, un altro episodio, un altro video. Vi ricordo di andare su YouTube, guardare le repliche. Di fare un punto esclamativo Discord. Bene, vi ringrazio tanto per essere qui con me e io vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i programmi, i comandi del bot. Un attimo solo. Bene, sto salvando, sto chiudendo il gioco. Quindi, allora, vi ringrazio tanto, vi ripeto di nuovo, vi ringrazio tanto per essere qui con me. Vi ricordo di seguirmi su YouTube. Basta fare punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi. Poi fare punto esclamativo Discord per joinare nel mio Discord. Punto esclamativo YT per entrare nel mio canale e iscrivervi al canale YouTube per seguire le repliche. Vi saluto ancora tanto e vi lascio da qualcuno. Vi lascio da culettino, va. 3, 2, 1, via! Sì, le pubblicità, wow. Vi lascio da culettino, come sempre, da solo umido. Vi osto da lui direttamente. Ciao a tutti.